La voglia di confermarsi è tanta, la determinazione di chiudere un girone di andata condotto alla grande pure. Il Jesan Lemura Lucca si rimbocca le maniche, guarda avanti al prossimo impegno di campionato che chiama Ravelli e compagne ancora sul parquet del Palatagliate domenica ore 18 contro la Futur Virtus Bologna. Ormai la sconfitta contro la Reyer Venezia archiviata e metabolizzata fa parte di quelle vicende di un torneo dove tre squadre, e lo dicevamo dall'inizio senza essere per forza buoni profeti, hanno qualcosa in più. Alle Lagunari aggiungiamo Ragusa e Schio, che non a caso sono le tre formazioni contro le quali Lucca ha perduto, quasi logico. Ancora bella la classifica delle Murine, che occupano il quarto posto con 14 punti assieme al San Martino di Lupari, che ha una partita in più e con cui sono però in vantaggio nel confronto diretto. Davanti le tre grandi e dietro il mondo, essere primi tra i terrestri non è male. Anche il calendario potrebbe dare una mano a rinsaldare l'eccellente posizione. Le biancorosse di Urlaro, il bravo e giovane tecnico del Jesan Lemura che domenica ritrova ad avversario Coccia Liberalotto, suo capo allenatore ai tempi della Reyer Venezia ed oggi sulla panchina di Bologna, dovranno infatti poi giocare a Vigarano il 29 dicembre e chiuderanno il girone di andata domenica 9 gennaio in casa contro il Palermo. Chissà che nella calza della Befana non ci sia un bel regalo, tipo il quarto posto solitario, alle spalle di quelle tre lassù.